Allora, credo che tutti vediate, se, altrimenti fatemi un segno di no se non vedete niente, ma vedo tutti tranquilli e quindi evidentemente lo schermo si è condiviso bene. Possiamo iniziare. Ho iniziato apposta, ho messo questo titolo su due fiori che conosciamo benissimo, basta se siamo in periferia di una città affacciarsi alla finestra, al balcone e li vediamo, sono i normali papaveri. Ma perché volevo dare proprio questo significato? Qualcuno mi ha detto scherzando, qualcuno che l'aveva visto, l'hai fatto apposta perché il rosso è un colore adatto al 25 aprile. Da, ci sta pure quello. In realtà io volevo semplicemente darvi un po' l'impressione che non andiamo a cercare cose stranissime. La biodiversità è anche quella normale, quella che possiamo scoprire sotto casa. Occorre un po' di attenzione, occorre molta curiosità e occorre la voglia di andarci nei parchi e in giro per la natura, cosa che sicuramente faremo quando questo maledetto coronavirus ce lo permetterà. Per il momento cerchiamo di goderci questa passeggiata virtuale. E a proposito di cose semplici, di qualcosa che conosciamo tutti benissimo, no, non mi riferisco a questa cavalletta, siete assolutamente assolti se non la conoscete naturalmente. È una cavallettina piccola piccola, forse un paio di centimetri di lunghezza. Francamente non ne conosco neanche il nome scientifico, non saprei dirvi qual è, un ortottero, una cavallettina. Però guardate, che sta su una pianta particolare, non la riconoscete probabilmente vedendola così, questa pianta, ma guardiamo un attimo la foto successiva. Adesso già qualche cosa in più possiamo cominciare a capire, perché intravediamo un po' sfocati i fiori di questa pianta, fiori che nella prossima diapositiva vediamo più in primo piano. Eccoli, guardate che meraviglioso azzurro tra azzurro e violetto. Ma che sono questi fiori così straordinari? Beh, sono i fiori della normale cicoria di campo, quella che possiamo mangiare anche nell'insalatina o cotta e ripassata in padella. Quindi è qualche cosa di molto, di apparentemente molto normale, ma guardate che splendori ci regala la natura normale, quella che sta anche vicino a casa nostra. E guardiamo che questi fiori possono ospitare cavallette, ma possono ospitare anche altri animali. Guardate qui, per esempio. Su questi fiori di cicoria ci sta un insetto molto brillante, quello più a sinistra. Vedete, quella appartiene al gruppo dei crisomelidi, coleotteri crisomelidi. In questo gruppo ci sono un sacco di coleotteri molto vivacemente colorati, spesso brillanti. E invece quest'altro insetto che vediamo di qua, questo è un parente stretto delle api mellifere, delle api domestiche, un imenottero. E anche in questo caso stanno convivendo un momento su un fiore di cicoria. Vedete che straordinarie cose ci montano. Ed ecco, a proposito di cavallette, quella di piccola era lunga 2 centimetri, questa vi assicuro che era una cavalletta lunga una decina di centimetri, grosso modo, un bellissimo animale. Possiamo vederlo anche più in particolare, non so se vi fa la stessa impressione che fa a me. Guardate che splendore questa protezione, sembra quasi una protezione da corazza, da mezzo blindato, non lo so, è straordinaria. Guardiamo anche la forma delle zampe, pronte a saltare per spiccare in volo, questo fanno le cavallette, saltano anche quando devono volare e quindi questi che potremmo chiamare, scimmiottando un pochino i mammiferi, dei femori molto potenti, questa forma zigzag delle zampe pronte appunto a saltare, a schizzare via come una molla. Ecco, queste cose le vediamo nella nostra natura del Lazio in modo incredibile. Questi colori meravigliosi, questo verde acceso. Andiamo a vedere cos'altro troviamo nella prossima diapositiva. Ancora una cavalletta, questa qui siamo un centimetro e mezzo su un fiore di campanula. Dà proprio un'impressione totalmente diversa da quella di prima. Quella dava un'impressione di forza, di protezione, questa di fragilità, di delicatezza. Però è splendida anche questa. E andiamo, oh, ecco, qui siamo andati da un'altra parte completamente. Siamo in riva al mare, vicino al mare. Immaginatevi una spiaggia di sabbia, ma non la spiaggia di sabbia con gli ombrelloni, le sdraio, le passerelle, le cabine dove spogliarsi, magari il bar, il ristorante. No, una spiaggia di sabbia naturale. Usciamo dall'acqua e entriamo verso l'entroterra, camminiamo sulla spiaggia, facendo attenzione a non scottarci i piedi. La spiaggia finisce, comincia una leggera salita, comincia la duna. In quel posto cominciamo a trovare delle piante, già prima per la verità ce ne sono altre, ma arrivati sulla duna cominciamo a trovare questi splendidi fiori bianchi.
ricordano qualcuno dei Gigli, in realtà fanno parte di una famiglia diversa da quella dei Gigli, quella dell'amarilli. Gli amarilli pure sono dei fiori molto conosciuti, però si chiamano Gigli di Mare come nome comune. Perché vi mostro questa foto? Ve ne faccio vedere anche un altro più da vicino. Beh, per dirvi anche qualcosa, per dirvi che le dune dove crescono queste piante purtroppo stanno scomparendo, le stiamo distruggendo, qualche volta proprio per realizzare gli stabilimenti balneari, a volte per altri motivi. E questi fiori, queste meravigliose piante, oltretutto molto protette, stanno soffrendo, rischiano di scomparire. Queste due foto le ho fatte, una nella zona di Tarquinia, a nord di Tarquinia, e un'altra qui vicino Roma, nella riserva naturale del litorale romano. Ma purtroppo ancora nella nostra regione, per fortuna, ci sono delle dune sane dove questi fiori crescono, queste piante crescono, questi fiori li possiamo ammirare, ma purtroppo stanno scomparendo. Quindi mostrarvi queste foto mi serve anche per un invito importante, un invito a rispettare la natura in generale, ma in particolare in questo caso la natura che troviamo vicino al mare. Il mare non è soltanto un posto dove andare a fare i tuffi e a rinfrescarci d'estate, è un elemento della nostra natura, rispettiamolo anche per questo. E vediamo, e qui siamo sempre vicini all'acqua, ma il mare non c'entra più, questo animale lo possiamo trovare vicino a dei corsi d'acqua, dei fossi con un corso molto lento, degli stagni, dei fontanili. Questa è, possiamo dire, una libellula, nel senso che appartiene a quel gruppo di animali che noi conosciamo comunemente come libellule. Ce ne sono di due categorie, di due tipi di libellule. Ci sono quelle che tengono sempre le ali aperte, anche quando si poggiano su una foglia o su un fiore o da qualche altra parte. E ci sono quelle come questa libellula, che si chiamano anche damigelle. Guardate che bel nome. Il nome scientifico di questa è Calopteryx virgo. Ma i nomi scientifici importano poco. Quello che importa è che questo è un animale incredibilmente bello, guardate che bei riflessi verde smeraldo, e mi aiuta anche a dirvi una cosa. Nei prossimi giorni su Parchi Lazio caricheremo una visita guidata a una mostra virtuale sulle libellule, tutte le libellule, quelle che chiudono le ali come questa e quelle che non le chiudono. Allora, quelle che chiudono le ali, vi dicevo, hanno un altro splendido nome, si chiamano damigelle. E ne vedrete tante, imparerete tante cose se nei prossimi giorni approfitterete di questa mostra virtuale. E queste, adesso qui possono arrivare delle legittime domande da parte vostra. La prima molto banale: ma perché Vito Consoli ci propone due foto nella stessa schermata? Beh, una risposta banale potrebbe essere perché di questa specie aveva una foto di un animale singolo e una foto di due animali insieme, tra l'altro in una condizione molto particolare perché si stanno accoppiando. In realtà il motivo non è questo, e non è questo perché questi animali non sono gli stessi animali, non è la stessa specie. Se ci fate caso, guardate un po' quelli a sinistra, una striscia gialla, un'altra striscia gialla, quello a destra ha una sola striscia gialla. È una piccola differenza, come anche, vedete queste due macchioline gialle? Qui non ci sono. Quindi delle piccole differenze ci sono. Queste differenze ci fanno capire che si tratta di due specie diverse, di due farfalle diverse. E qui però arrivano le altre domande, altrettanto legittime, anzi, più importanti ancora. Ma perché due animali diversi, due specie diverse, si assomigliano così tanto? Al punto che a una prima occhiata rapida, veloce, potremmo scambiarle per la stessa specie, per la stessa farfalla. E c'è anche un'altra domanda. Ma queste strisce gialle così brillanti sul fondo scuro, queste macchie chiare sul fondo scuro, ma convengono a questo animale? Non serviranno a farsi identificare subito dai predatori, qualche uccello per esempio che volesse provare a mangiarle? Ma come mai hanno questa colorazione? Allora proviamo un paio di minuti a rispondere a queste domande perché credo possano essere interessanti per tutti. Partiamo da questa seconda domanda. Che senso ha farsi riconoscere così tanto con delle macchie così chiare, delle fasce così chiare su un fondo scuro? Beh, il senso ce l'ha, è un avvertimento ai predatori. Se ci fate caso, ci sono anche altri animali che ce le hanno, le api, le vespe, sono strisce gialle e nere. Che significa? Che le api, le vespe dicono ai possibili predatori, dicono fate attenzione, io sono quella che pizzica, io sono quella pericolosa, riconoscetemi bene, imparate a riconoscermi. Se una volta ci avete provato,
e qualcuno della mia specie vi ha pizzicato, avrete capito che è bene non avvicinarsi troppo e non scherzare con me. Quindi mi faccio riconoscere, non ho nessun interesse a nascondermi, non ho nessun interesse a confondermi con lo sfondo, a essere verdina come le foglie, a essere marroncina come il terreno, anzi, voglio essere brillante, voglio farmi riconoscere bene perché così non mi mangerai. E succede pure per queste farfalle non pizzicano come le api e le vespe, ma sono un po' tossiche, se qualcuno, non noi, qualche animale provasse a mangiarle, e soprattutto sono molto sgradevoli. Quindi se un uccello prova una volta a mangiare una di queste farfalle, non ci riprova la seconda volta. Ecco, questi colori così importanti, gli scienziati, i biologi li chiamano colori aposematici, un nome difficile, ma significa proprio questo, significa colorazioni che servono per farsi riconoscere e dire guardate, io sono pericoloso, non mi avvicinate tanto. C'è l'ultima domanda però, colori aposematici va bene, la brillantezza va bene, ma perché si assomigliano? In fondo potevano essere, non so, un arancione, una gialla, le macchie, insomma le strisce, potevano essere molto diverse. E anche per questo c'è una ragione. Una ragione che è stata studiata da un signore che si chiamava Müller, credo Fritz Müller, se non ricordo male, un signore tedesco, un biologo, un esperto, uno zoologo, che ha capito una cosa, che c'è un vantaggio per queste due farfalle a essere simili. Guardate, io queste foto le ho fatte nello stesso posto e nello stesso momento, a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, anche i fiori, vedete, sono molto simili. Stare nello stesso posto e nello stesso momento per farfalle di questo tipo ha un significato preciso. Perché, vedete, anche se sono sgradevoli, la prima volta qualcuno proverà pure a mangiarsele perché non lo sa che sono sgradevoli. Allora, se io ho una specie di questo tipo che ha queste sembianze e provo una volta, io un predatore, io un possibile predatore di questi animali, provo una volta, non ci riprovo più, ma intanto una me la sono mangiata, magari non l'ho mangiata ma l'ho uccisa. Se questa pressione, questo fatto di averne una, non si è a carico di una sola specie, ma a carico di due specie diverse, ognuna avrà la metà del danno. E questo quello che il significato di quello che i biologi chiamano mimetismo mülleriano, proprio in nome di chi l'ha studiato per primo. E questo significato. Andiamo ancora avanti, perché vi ho tenuto troppo su queste foto, non vi devo far perdere troppo tempo. Anche questa assomiglia un po' a questi animali. Guardate, quella di sinistra qui in questa immagine si chiama sintomi sfegea. Quella di destra appartiene, anche se gli assomiglia molto, addirittura a un altro gruppo di farfalle, un'altra famiglia, si chiama Zigena e Fialtes. E questa dopo? Questa dopo non assomiglia a nessuno dei due, è nera con le strisce rosse, però non bianche, non gialle. Anche questa ha dei colori aposematici e anche questa, come le altre zigene, come quella che abbiamo visto prima sulla destra, è tossica e vuole segnalare questa sua tossicità, questa sua sgradevolezza ai possibili predatori. Però voi direte, vabbè, sì, però questa è un'altra. Sì, può darsi. Questa potrebbe essere anche una zigena filipendula, per esempio, un'altra specie. Ma mica ne sono tanto sicuro. Io non sono un esperto e potrebbe anche questa essere una zigena fialtes. Come mai penso questo? Guardate questa foto. Qui c'è qualcosa che non va. Una delle due assomiglia a quella che abbiamo visto subito prima, nera con tante macchie rosse. L'altra assomiglia alla zigena fialtes che abbiamo visto prima, nera con macchie bianche o giallastre e una striscia gialla. Però sono inequivocabilmente, la stessa specie, perché si stanno accoppiando. E allora vedete come in natura le cose vanno in maniera molto complessa, bella questa complessità. In questo caso siamo in presenza di quella che si chiama biodiversità intraspecifica, cioè all'interno della stessa specie. Sono diversità che ci sono tra due animali della stessa specie. È una cosa importante che ci sia tanta biodiversità all'interno della stessa specie e tra le specie. Perché? Perché se cambiano le condizioni, per esempio adesso siamo in presenza di cambiamenti climatici molto importanti, avere tanta biodiversità significa che qualcuno sarà in grado di adattarsi. Andiamo avanti ancora. E qui? Eppure qui è la stessa specie, qui è una specie completamente diversa. Siamo tra i germani reali delle anatre, tra l'altro molto comuni. Anche qui sono tre animali della stessa specie e vediamo delle diversità, ma non si parla in questo caso di biodiversità intraspecifica. La differenza è chiara, è precisa e ha un motivo preciso. Quelli sopra sono dei maschi, l'altra è una femmina. Negli uccelli, quando c'è
quello che si chiama in questo caso dimorfismo sessuale, cioè differenza di colori, di colorazione, di estetica tra i maschi e le femmine, negli uccelli di solito i più brillanti, i più colorati, quelli che potremmo dire i più eleganti, i più vanitosi, ma non c'entra niente la vanità, gli animali nascono così, non è una scelta loro di vestirsi di questi bei colori, ma quelli che ci appaiono come più vanitosi sono i maschi negli uccelli, quasi sempre. Andiamo avanti ancora, la prossima. Ah, qui è eccezionale. Prima vi ho parlato del mimetismo, di un tipo particolare di mimetismo, il mimetismo mulleriano, cioè animali che si assomigliano, si travestono l'uno dall'altro in quel caso perché il vantaggio è apparire simili in quanto pericolosi. E qui invece abbiamo un esempio di quello che comunemente si chiama mimetismo, ma che in realtà gli studiosi chiamano criptismo oppure mimetismo mimetico. Ma nel linguaggio comune si chiama mimetismo perché quando parliamo di tutta mimetica, per esempio, è qualcosa che ci fa confondere con l'ambiente in cui stiamo. Guardate questo animale. Il fiore grande è un fiore di ginestra, tra l'altro fotografato proprio accanto a casa mia, perché proprio accanto a casa mia c'è la riserva regionale del Laurentino Acquacetosa, ma siamo in città, a Roma, siamo proprio dentro la raccordo anulare, in un quartiere di Roma, quindi questa meraviglia la troviamo anche a Roma in città. Che cos'è questa meraviglia? Questo animale che vediamo poggiato sul fiore di ginestra è un animale che appartiene a una famiglia di ragni che normalmente, comunemente chiamiamo i ragni granchi. Perché li chiamiamo i ragni granchi? Perché vedete la conformazione delle zampe? Ricorda un po' la forma delle chele di un granchio, ma non è per questo che ho messo questa foto. Io questa foto l'ho messa perché è incredibile proprio dal punto di vista mimetico, dal punto di vista del criptismo, come si fa a confondersi. Vedete questa parte che sembra assolutamente un pezzo del fiore di ginestra, in realtà è una parte del ragno. È incredibile, e il ragno si è messo in una posizione particolare oltre ad avere lo stesso colore della ginestra, perché i suoi arti vanno su quella parte del fiore di ginestra che li ricorda, che li accompagna, e questa parte del ragno invece accompagna proprio il fiore. Quindi è un incredibile esempio di mimetismo, degno di un documentario naturalistico, e lo troviamo in città, a Roma. Andiamo avanti ancora. E qui sempre a proposito di accoppiamento, qui siamo tra le farfalle di nuovo. Vedete, si accoppiano così, una contro l'altro da dietro, le farfalle. Questa, giusto per curiosità, questa farfalla si chiama Timelicus, ma il nome è poco importante, è molto carino. Ne vediamo una di queste specie, la vediamo anche subito dopo. E qui però possiamo vedere un'altra cosa, è sempre la stessa specie, tra l'altro sempre lo stesso posto. Ma che cosa sta facendo? Guardate un po' questa proboscide. Sta mangiando il nettare di un fiore. Questa proboscide si chiama spiritromba, nome buffo, vero? È l'organo con cui le farfalle mangiano, l'apparato boccale delle farfalle. Perché si chiama spiritromba? Perché quando è a riposo, quando la farfalla non lo ha allungato per mangiare, lo vediamo in un'altra maniera, lo vediamo così. Lo vediamo arrotolato a spirale, per questo gli abbiamo dato quel nome. Oh, questa è una farfalla diversa. Prima di parlare della farfalla, però, devo dirvi una cosa. I fiorellini su cui poggia questa farfalla, non dovremmo vederli. Non dovremmo vederli perché sono dei fiori di lantana, una specie che noi coltiviamo nei nostri giardini, e va benissimo, per carità, però è una specie che purtroppo sta diventando invasiva. Quindi forse dovremmo anche cominciare a metterla un po' meno nei nostri giardini. È una di quelle specie che si chiamano specie aliene invasive. Pochi giorni fa Andrea Monaco e Luciana Carotenuto hanno tenuto una bellissima conversazione in diretta che credo sia registrata e quindi si possa vedere proprio da Parchi Lazio. Ve la raccomando, perché ci parla proprio di questo problema. Ma adesso parliamo di cose positive, non negative, non di problemi. Parliamo di questa farfalla che è una Vanessa del Cardo. Le Vanesse sono delle farfalle tra le più colorate che abbiamo dalle nostre parti. La particolarità che ha questa farfalla però è che in Italia vive più o meno sempre, ma ci sono dei posti in Nord Europa, in Centro Europa, in Nord Europa, dove arriva solo d'estate e arriva compiendo delle grandissime migrazioni. Non so se ci avevate mai pensato, normalmente pensiamo agli uccelli migratori in volo, ma ci sono anche farfalle che migrano. Questa addirittura parte
parte a volte dall'Africa e dall'Africa tropicale e arriva fino in Nord Europa, fa migliaia di chilometri in volo anche a migliaia di metri di altezza. E anche la successiva, quella che vediamo, questa pure è una Vanessa, questa è una Vanessa Atalanta, spesso alle farfalle sono stati dati dei nomi che derivano direttamente dalla mitologia greca. Questa è una Vanessa Atalanta, anche questa è una specie migratrice, ma percorre meno chilometri dell'altra. Andiamo avanti ancora perché ci sono altre farfalle, come questa Arginnispafia. Questa ve la voglio des non descrivere, ve ne voglio parlare perché voglio dirvi dove l'ho fotografata. L'ho fotografata in provincia di Frosinone, su una collina che fa parte dei Monti Ernici. Ve lo racconto perché sui Monti Ernici non c'è ancora un'area protetta, non c'è ancora un parco, ma da diversi anni ci sono proposte per farne un parco. Questa farfalla è beneaugurante, magari prima o poi avremo anche un parco dei Monti Ernici. Ancora un'altra farfalla arancione, una melitea, ma poco importa, adesso volevo solo farvi un po' emozionare con i colori delle farfalle. Qui invece qualcosa vi dico. Questa farfalla ha un nome che fa rima con quella di prima si chiamava melitea, questa farfalla si chiama Galatea, farfalla Galatea. Il nome scientifico è Melanargia Galatea. No, avrete notato anche la splendida colorazione del fiore su cui si poggia, meraviglioso, un violetto bellissimo. Tra l'altro, proprio il fatto che la fotografia sia fatta da molto vicino e un po' sfocata ci fa godere di più i colori. Ma questa farfalla assomiglia a un'altra farfalla che vediamo subito dopo. Guardatela un po'. Adesso le guardiamo tutte e due. Guardate questi disegni tondi. Anche l'altra ce li ha, ma sono meno colorati e hanno una disposizione diversa. Ecco, sono due farfalle dei parenti. Una è la Melanargia galatea, questa è una Melanargia arge. Questa l'ho fotografata in un parco del Lazio, in un parco che c'è questa volta, il Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi. Siamo in un splendido posto che quando si potrà uscire di casa, vi consiglio di andare a visitare Campo Soriano. C'è una specie di grande cattedrale geologica che si può vedere lì, un geosito molto bello. Ma vi ho mostrato questa farfalla perché questa farfalla, a differenza di quella di prima, è più rara, è piuttosto rara. Questa farfalla fa parte di quegli elenchi stabiliti dall'Unione Europea di animali e ambienti particolarmente protetti. Ambienti, in realtà la direttiva europea ci parla di habitat. Io la metto giù più semplice. Sono ambienti particolari, protetti, e ci sono animali e piante protette in alcuni particolari elenchi. E questo animale, questa farfalla, fa parte di quegli elenchi. Quindi è un animale particolarmente protetto, molto importante per questo. Oh, questa invece non fa parte di quell'elenco. Qui la vediamo con un bianco un po' sporco. In questa immagine la vediamo come più di frequente la possiamo osservare. È una farfalla che appartiene alla stessa famiglia delle normali cavolaie, come loro ha il fondo bianco, vedete, delle ali, però questa è percorsa da alcune nervature molto evidenti. Questa farfalla una volta era molto comune, si chiama Aporia crateggi, una volta era molto comune, adesso sta scomparendo, cioè è diventata molto più rara, ci deve far riflettere tutto questo. Questa splendida biodiversità che stiamo vedendo in queste poche foto, perché è solo una piccola parte, come vi dicevo, della nostra biodiversità, dobbiamo tutelarla, è importantissimo, è meraviglioso, e i parchi servono per questo. Oh, qui giusto un po' di colore, sono degli aceri, li vediamo in piena vegetazione d'estate con verde brillante, li vediamo in autunno quando ci regalano questi gialli. Qui invece un altro albero, non è più un acero, è un carrubo. I carrubi sono molto comuni in Italia meridionale, nel Lazio ci sono però, arrivano fino alla parte più meridionale del Lazio. Guardate, è una foto scattata, aveva appena piovuto finito di piovere ed c'era un bellissimo sole con l'aria pulita pulita, vedete le goccioline ancora sulle foglie. E quindi quel momento, questo sole improvviso ci ha regalato questa scena. E questa, qui non vi dico neanche che specie è, non vi interessa. Questa l'ho messa perché voglio che voi proviate la stessa emozione che ho provato io quando ho visto quella luce tra le foglie e ho deciso di fotografarla. Qui sempre verde ancora, ma qui non sono più foglie. Guardate che meraviglia, sembra fosforescente. E lo è un po', in qualche modo. Dunque, dove eravamo? Eravamo con un po' di colleghi nel parco dei Monti Simbruini, a Monte Autore, sotto una faggeta. Una faggeta che aveva ancora tutte le foglie verdi, ma ombreggiava tanto. Il sottobosco di questa faggeta era
un sottobosco con una tonalità quasi tutta marrone, del legno morto per terra, delle foglie secche. A un certo punto, mentre camminavamo, abbiamo visto questo splendore che spiccava sul fondo del terreno. È un bruco non di farfalla, è un bruco di un imenottero, di una vespe, credo che appartenga al genere Cimbex, ma non sono uno specialista, potrei sbagliarmi. Ma volevo farvelo vedere perché è davvero splendido. Ora vi preannuncio cosa vedrete nella prossima foto. Vedrete un mammifero, ma una specie di mammiferi molto particolare. La nostra specie. Anche noi siamo dei mammiferi e siamo degli animali, ovviamente. Ma questo è un mammifero molto particolare, un rappresentante della specie umana molto particolare. Questo signore è un nostro amico, è stato anche presidente di uno dei parchi del Lazio nel passato. Si chiama Francesco Petretti. È un professore di zoologia all'università, ma è anche un giornalista televisivo e un documentarista. L'avrete sicuramente visto qualche volta a Geo in Geo. Perché ho messo questa foto? Eravamo in un'altra area protetta del Lazio, Nazzano Tevere Farfa, una splendida riserva alle porte di Roma. E lui sta con la sua telecamera, vedi, sta riprendendo. Perché? E perché vi ho voluto mettere questa foto? Perché questa foto ha un grande significato. Se un documentarista bravo come Francesco Petretti sta facendo delle riprese in una delle nostre riserve a due passi da Roma, vuol dire che nelle nostre riserve a due passi dalla capitale d'Italia c'è natura importante che vale la pena dimostrare in televisione. Che cosa abbiamo visto quel giorno andando un po' in barca con Francesco Petretti? Per esempio abbiamo visto questi splendidi giaggioli d'acqua. In questo periodo, mannaggia, purtroppo non possiamo uscire per andarli a vedere a Nazzano o in tanti altri posti della nostra regione, questi fiori sono fioriti. In quel momento eravamo ai primi di maggio, ma a fine aprile è forse il momento migliore per trovare queste fioriture. Giaggioli d'acqua, meravigliosi, splendidi. Poi abbiamo visto a un certo punto, su della vegetazione galleggiante, tre uova in un nido. Non c'era nessuno in quel momento che covava queste uova, ma eravamo con Cristian Angelici, un nostro amico molto bravo, un bravissimo ornitologo, che ci ha subito detto di chi sono queste uova. Sono di questi animali qui. Questa foto non è stata scattata a Tevere Farfa, non è stata scattata quel giorno. Siamo in un'altra riserva, siamo a Posta Fibreno, siamo nel splendido lago di Posta Fibreno. Questo animale è una folaga. In questo caso sta covando, sotto di lei ci sono probabilmente delle uova come quelle che abbiamo, non probabilmente, sicuramente delle uova come quelle che abbiamo visto. Che cosa succede dopo la cova di questo animale? Succede questo, che nascono i suoi pulli carinissimi con questa testa un po' con dei riflessi arancioni, un po' ossa, che qui li vediamo vicino della vegetazione acquatica, qui ne vediamo uno che segue probabilmente la madre. E qui ne vediamo uno che si voleva un po' riposare, appoggiato proprio sopra la madre. Siamo ancora a Posta Fibreno con queste belle immagini. Le folaghe sono animali, avete visto il loro nido a Tevere Farfa, a due passi da Roma, vicino al casello dell'autostrada di Roma Nord. Qui siamo a Posta Fibreno, quindi sull'Appennino, vicino a delle sorgenti anche fredde, nella zona la cosiddetta Valcomino, per chi conosce la geografia della nostra regione. Quindi un posto molto diverso dal punto di vista climatico. E qui siamo in un posto diverso ancora, siamo alle saline di Tarquinia, ma sempre folaghe sono. Guardate come spiccano il volo. Guardate in particolare questa, sembra che corra sull'acqua. In effetti corrono sull'acqua. C'è un momento in cui spiccano il volo, che per aiutarsi prendono la rincorsa e con le loro zampe palmate praticamente corrono sull'acqua. Anche le saline di Tarquinia sono un'area protetta, non regionale, nazionale, ma sono una riserva anche quella. Andiamo avanti. Siamo passati dalle saline di Tarquinia, quindi dal mare sostanzialmente, perché nelle saline c'è acqua di mare. Siamo passati di nuovo ai Monti Simbruini, ci eravamo fatta una puntata prima. Siamo in montagna, in alta collina, a 1200 metri di altezza, in un altopiano dei Monti Simbruini. Questa è una viola, forse una viola Eugenia, ma non ci giuro, non vi fidate di me da questo punto di vista. Una viola sicuro, però. Questa è una piccola genziana, forse una genziana Verna, non ne sono sicuro, ma sicuramente una piccola genziana. E questi fiori hanno un nome comune molto romantico, molto carino, si chiamano i Non ti scordar di me, il nome scientifico del loro genere è Myosotis, ma mi piace ricordarvi il nome comune, Non ti scordar di me, un nome splendido. Andiamo ancora avanti, veloci, queste sono delle campanule.
Queste sono delle orchidee. Eh sì, perché noi tutti siamo abituati a vedere le orchidee che compriamo dai fiorai, la Phalaenopsis, la Cattleya, il Cimbidium, ma anche in Italia, anche nel Lazio, abbiamo un sacco di specie di orchidee, orchidee spontanee. I fiori sono più piccoli delle orchidee che compriamo dai fiorai, ma sono, come vedete, altrettanto eleganti, altrettanto belli. Così, giusto in passant. Vedete che c'è anche una formica su questo, beh, non si finisce mai di scoprire. Ancora orchidee nelle prossime foto. Quelle di prima le vedevate con uno sfondo nero perché erano fotografate con un flash. In questo caso sono a luce naturale. Ancora altre orchidee. Approfitto per dirvi che dopo la mostra sulle libellule ne prepareremo, ne stiamo preparando anche un'altra, dei miei colleghi ne stanno preparando anche un'altra proprio sulle orchidee spontanee del Lazio, quindi vi invito a vedere, a visitare anche quella. Ne vedrete di moltissime altre di orchidee, sono splendide, sarà bellissimo visitare questa mostra virtuale. Ma voglio dirvi una cosa su parecchi di questi fiori che abbiamo visto. Parecchi di questi fiori che abbiamo visto nelle ultime foto esistono, sapete perché? Esistono perché l'evoluzione li ha creati così belli, ma esistono in posti perché in quei posti ci sono delle radure. E le radure in alcuni posti di montagna, in mezzo ai boschi, ci sono anche grazie a questi animali, alle pecore. Ho scelto questa foto di pecore perché è un po' sgranata, con i colori un po' pastello, mi ricorda anche quasi un quadro, i quadri che si dipingevano sulla campagna romana. E ho voluto ricordarvi quei quadri per ricordarci tutti insieme che l'allevamento delle pecore è un allevamento tradizionale che ha prodotto cambiamenti ambientali importanti nel corso di millenni. Per esempio, ha prodotto il fatto che quando d'estate i pastori transumanti, quelli che d'inverno portavano le loro pecore in pianura, con lunghissimi percorsi fatti a piedi, che portavano in pianura anche vicino al mare, dove trovavano d'inverno un clima migliore quando in montagna c'era la neve, poi d'estate ritornavano in montagna. Beh, in montagna poi, pascolando, le pecore impedivano la chiusura del bosco, favorivano il mantenimento delle radure, perché magari mangiando le piccole piante che crescono impediscono la ricrescita del bosco, o anche col loro calpestio. Purtroppo, questo allevamento tradizionale sta un po' scomparendo. Adesso nelle nostre montagne appenniniche spesso abbiamo allevamenti diversi, vacche e cavalli allo stato brado, semibrado, che hanno un modo diverso di vivere, di pascolare, pesano di più. Sarebbe bello se tornasse molto di più questo tipo di allevamento tradizionale, che è quello che consente di mantenere le praterie, che peraltro anche quelle sono tutelate dalla direttiva europea di cui vi parlavo prima. Andiamo avanti ancora. Siamo tornati alla passeggiata in barca a Nazzano, nella riserva di Nazzano, con Francesco Petretti. E abbiamo visto anche questo airone cenerino quella volta lì. Ma io vi ho messo questa foto perché ve lo sareste mai immaginato che questo è il Tevere di Roma. Noi siamo abituati, noi romani, io vivo a Roma, siamo abituati a vedere il Tevere, a immaginarci il Tevere con i muraglioni, come lo vediamo in città. Ma il Tevere a nord di Roma ha acqua pulita. E ci regala questi splendidi scorci. Vedete qui ancora qualcuno dei fiori che abbiamo visto prima, è un airone cenerino. Lo vediamo ancora qui, un airone cenerino. Qui però, oltre all'airone, vediamo anche, scusa, sono andato avanti, non dovevo, spero che la vediate anche voi, io ce l'ho dietro le immagini dei partecipanti, ma qui sulla destra, oltre all'airone, c'è anche un gabbiano, un po' sfocato per la verità. Spero che voi lo vediate. Ho messo questa foto perché anche se il gabbiano è un gabbiano reale, anche se quel gabbiano è un po' sfocato, si vede sul becco una macchiolina rossa, un becco giallo con una macchiolina rossa. Cos'è quella macchiolina rossa per i gabbiani reali? Guardate, è una cosa che è molto delicata, molto carina, molto bella anche da raccontare. Quando i gabbiani reali nidificano e allevano i loro piccoli, i loro pulli, vanno in giro, si procurano da mangiare, tornano nel nido, tornano dove hanno i loro piccoli e danno loro a mangiare. Sì, arrivano col cibo in bocca e i loro piccoli picchiettano col loro becco proprio su quella macchiolina rossa. Sono attratti evidentemente da quella macchiolina rossa. E nella lingua dei gabbiani reali, questo significa ho fame, dammi da mangiare. Questo stimolo, il picchiettamento sulla macchiolina rossa, incoraggia il genitore a dar da mangiare ai suoi piccoli. Non so se sapevate questa curiosità, a me ha sempre molto colpito.
Anche in questo caso non siamo a Tevere Farfa, ma a Tevere Farfa ci sono questi animali. Questo è uno svasso maggiore. Tra l'altro, il logo di un'altra riserva, della riserva del Lago di Vico, ha proprio questo animale stilizzato, uno svasso maggiore. Andiamo avanti ancora. Qui non c'è un uccello acquatico, ma eravamo quel giorno lì con Pedretti a Nazzano. Vedete questo pioppo? Vedete cosa si vede qui su questo pioppo? Questo è un grande nido, è un nido di airone cenerino. Gli airone cenerini, fino a qualche decennio fa, nel Lazio praticamente non nidificavano. Li trovavamo d'inverno, se li trovavamo nel periodo della nidificazione, in primavera o più avanti, era perché si trattava di giovani che ancora non nidificano, che ancora non nidificavano, che non si riproducevano. Adesso le cose sono cambiate. A Nazzano c'è una colonia di aironi che nidificano, si chiamano garzaie le colonie di aironi. Ce ne sono anche vicino alle Saline Tarquinia, vicino a un'altra riserva che si chiama del Lago di Canterno, insomma, cominciano ad essercene diversi. Questo è un nido di airone, e questo è un airone nel nido, un airone cenerino in un nido sempre a Nazzano, sempre quel giorno lì. Ne vediamo uno adesso che non sta nel nido, ma è poggiato in cima agli alberi di pioppo dove c'era la garzaia. Questo non è un cenerino, questo è un airone bianco, ma è sempre un airone, ne apprezziamo il volo visto da dietro. Ma ancora più bello e più particolare è guardare il volo degli aironi di lato. Qui siamo alle saline di Tarquinia di nuovo, non siamo più a Nazzano. E questo è un airone bianco, non un cenerino. Ma tutti gli aironi volano in questo modo, guardate, col collo ripiegato a S, a differenza di altri trampolieri, di altri uccelli che invece volano col collo proteso in avanti. Sempre visto che eravamo un giorno alle saline di Tarquinia, vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato. Ecco, un airone bianco. Vicino, questo credo che sia una garzetta, un altro airone più piccolo, se poi c'è qualche ornitologo collegato magari mi correggerà se sbaglio, ma è sempre un airone anche quello, in ogni caso. Siamo sempre alle saline di Tarquinia e vediamo invece come volano altri animali. Questo era quel giorno lì alle saline di Tarquinia, un giorno molto freddo, vi dico, eravamo il 5 di gennaio con un mio collega che si chiama Fabrizio Petrassi, bravissimo ornitologo, oltre che un ottimo divulgatore. Che quel giorno lì abbiamo fotografato questo cormorano in volo col collo proteso in avanti, oppure abbiamo fotografato questi fenicotteri. Il 5 gennaio alle saline di Tarquinia. Quest'anno ne abbiamo avuti molti anche nella riserva di Macchia Tonda, i fenicotteri, abbiamo visti diversi. Sono animali che d'inverno si vedono con facilità, in alcune facilità, oddio, insomma, si vedono grazie al fatto che abbiamo delle aree protette lungo le coste. Perché questi animali vivono preferibilmente lì, negli specchi d'acqua vicino alle coste, nelle lagune, nelle saline. Come si fa a vedere bene da vicino, magari ravvicinate, a fotografare questi fenicotteri? Si fa così. Che cos'è questa foto? Non è una foto sbagliata, una foto che è venuta nera per un po'. Questa è una foto che vi fa capire il contesto, vi fa capire dove stavamo io e Fabrizio. Stavamo in un capanno. Nelle aree protette gli uccelli acquatici si osservano così. Ci si mette dentro un capanno, in legno, in cannucciata, in modo da non farsi scorgere dagli animali. E ci sono delle fessure, quella che vedete è proprio una di queste fessure da cui si possono vedere gli animali. E grazie a queste fessure possiamo vederli così bene da vicino. Su questa foto però vi voglio dire un'altra cosa, spero di trovare il vostro interesse. Vedete che molti di questi fenicotteri stanno su un piede solo. Ci siamo sempre tutti chiesti perché. La prima risposta che ci siamo dati, che anche i biologi si sono dati, è che probabilmente questo li aiuta a non sentire tanto freddo, perché certamente stare con le zampe e con i piedi immersi nell'acqua il 5 gennaio nel mare, beh, sicuramente l'acqua sarà piuttosto fredda, no? Effettivamente, probabilmente se, è utile anche per questo tirare su un piede per volta, così si riscalda e poi magari dopo un po' si cambia. Però negli ultimi anni ci sono stati degli studi che ci hanno indicato un'altra possibilità, un'altra ipotesi molto affascinante, probabilmente vera anche questa. Osservatele bene queste zampe, vedete che non sono perfettamente verticali, vanno verso il centro dell'animale, dall'alto verso il basso sono un po' inclinate. Ebbene, è successo questo, alcuni studiosi li hanno studiati bene i fenicotteri e hanno visto che stando su una zampa sola stanno in perfetto equilibrio. Se stanno in perfetto equilibrio, grazie probabilmente alla conformazione dell'articolazione di questa zampa, a come sono fatte proprio le zampe dei fenicotteri, se stanno in perfetto equilibrio probabilmente faticano meno. E anche questa è un'ipotesi molto affascinante.
Qui ne vediamo un altro, sta per partire in volo probabilmente. E qui possiamo osservare un'altra curiosità su questi splendidi animali, sui fenicotteri. Vedete che bel rosso sulle ali? Gli esemplari giovani non ce l'hanno ancora. Gli adulti hanno sempre del rosso sulle ali più o meno vivace. Ebbene, la curiosità che volevo un po' raccontarvi è questa. Quel rosso se lo possono permettere i fenicotteri grazie alla loro alimentazione. Loro si nutrono in particolare di alcune specie di gamberetti, per esempio uno che si chiama Artemia salina, e questi gamberetti sono ricchi di pigmenti, di coloranti, molto simili a quelli che noi troviamo nelle carote, lo dico molto, in maniera molto semplice. E quindi questo colore rosso, rosa, aranciato, lo possono avere proprio perché si nutrono di questi gamberetti. Se mangiassero altro, non potrebbero avere questo colore. Non è come una persona con i capelli rossi, che nasce con i capelli rossi e finché non diventa anziano come me, i capelli non gli diventano bianchi, continua ad averli rossi qualunque cosa mangia. Beh, no, i fenicotteri se mangiassero cose diverse non avrebbero la stessa colorazione. Andiamo avanti ancora. Qui non siamo più tra gli uccelli, però siamo in una... forse vi sembrerà meno bella questa foto. Io non sono d'accordo. Per me questa è una foto di un piede straordinario. È il piede di questo animale, di un geco. In particolare è quello che si chiama geco verrucoso. Nel Lazio, ma in generale in Italia, abbiamo diverse specie di gechi. Questo è il geco verrucoso. I piedi dei gechi sono straordinari, consentono ai gechi di camminare persino sui soffitti. Camminare persino sui soffitti, ma che ci fa un geco sul soffitto? Come fa a non cadere? Ebbene, questi piedi così straordinari hanno una caratteristica. A volte sento dire hanno delle piccole ventose. Ebbene no, non hanno nessuna ventosa. Altri animali hanno delle piccole ventose, per esempio le raganelle, che sono degli anfibi, che anche questi si arrampicano molto bene. I piedi dei gechi non hanno ventose. Loro stanno anche sul soffitto grazie a delle piccolissime forze di attrazione. Una roba da fisici, è una cosa complicata, si chiamano, pensate, le forze di Van der Waals, sono forze le attrazioni elettrostatiche, che normalmente sono molto piccole, sono attrazioni tra le molecole, ma grazie a un'infinità di minuscoli peletti che i gechi hanno sui loro piedi, queste forze si moltiplicano e riescono a tenere un geco anche appeso al soffitto. Quindi è meraviglioso, non so se vi ho convinto, ma sono piedi straordinari. Se non, a me affascinano questi animali, sono tra i miei animali preferiti, ma se anche non foste della mia idea, vi prego di riconoscere che loro sono degli animali incredibili. A me piacciono al punto tale che, ecco, ci ho scritto anche una filastrocca, non ve la leggo, ma la potete vedere qui alla destra della fotografia. Andiamo avanti ancora. Perché ci stiamo avviando verso la fine di questa passeggiata virtuale, vi ho fatto probabilmente perdere già troppo tempo. Spero naturalmente di essere stato sufficientemente interessante, di avervi dato qualche emozione. Però adesso ci avviamo verso la fine con una carrellata. Qui siamo su dei funghi. Funghi molto, molto distanti in termini di passeggiata, perché quello di sinistra stava a Torre Astura, sotto una pineta litoranea, vedete gli aghi di pino. Quello di destra invece stava sui Monti Simbruini, vicino a un bosco sui Monti Simbruini, quindi in montagna. Ma sono tutte e due funghi della stessa famiglia, la famiglia dei porcini, poi è una famiglia molto nota di funghi. Qui questo invece è un cinghiale. Ne parliamo tanto male dei cinghiali e qualche volta purtroppo per i danni che causano all'agricoltura, per i problemi che peraltro non hanno causato per colpa loro, è colpa nostra se questi problemi ci sono, perché per parecchie decine di anni per poterli cacciare ne abbiamo immessi tanti in natura, ne abbiamo immessi troppi. Ma di loro, guardate, sono anche degli animali belli, a me sarà che sono naturalista, ma a me piacciono. Quindi non vi permetto di dire che schifo un cinghiale, sembra un maiale, come sporco. È un animale bello, un bel mammifero. E neanche qui vi permetterò di dire che è schifo. Eppure la tentazione potrebbe essere molto forte da parte vostra. Che cosa sono questi animali? Sono degli scarabei, ma degli scarabei particolari. Che cosa stanno facendo? Che cosa stanno portando in giro? Cos'è quella pappa? Quella palla, scusate. È pappa, perché poi se la mangiano pure, Ci traggono il loro nutrimento. Ma quella palla, ebbene sì, è una palla di cacca. Questi scarabei si chiamano scarabei stercorari, perché si nutrono proprio di sterco, di cacca. Ora voi poteste dire, ma che schifo, ma non è sempre stato così. Pensate che gli antichi egizi,
delle ce ne sono diverse specie di scarabei stercorari, e ce ne sono alcune che vivevano anche in Egitto. Gli antichi egizi li consideravano degli animali sacri, perché li identificavano col dio Sole. Perché cosa fanno questi scarabei? Trovano della cacca, la plasmano, la fanno diventare a forma di sfera, quindi formano una sfera, fanno nascere una sfera. E gli antichi egizi pensavano che ogni mattina uno scarabeo, il dio Sole rappresentato da uno scarabeo, facesse risorgere, rinascere il sole. E così come questi scarabei, adesso ne vediamo due, ma spesso sono uno solo, spesso stanno anche al contrario, con le zampe davanti sulla terra e spingono la palla di cacca con le zampe di dietro. Ecco, di solito loro pensavano, gli antichi egizi, che questi scarabei spingessero il sole fino a tutta la sua evoluzione diurna, fino al tramonto. E quindi consideravano questi animali non degli animali schifosi, bensì degli animali sacri addirittura. Però dopo gli scarabei e dopo la cacca, un po' di colore volevo rifarvelo vedere. Siamo di nuovo a Campo Soriano, e questo è un macaone. Prima avevamo visto la Vanessa Atalanta. Atalanta non è il nome solo della squadra di calcio. La squadra di calcio ha quel nome perché gli hanno voluto dare il nome di un'eroina della mitologia greca, un'eroina sportiva che correva tanto, non si voleva sposare, allora aveva detto a suo padre, che la voleva invece far sposare per forza: io mi sposerò solo quando il mio pretendente mi batterà nella corsa, ma se lo batterò io sarà condannato a morte. Poi alla fine è finito che uno l'ha battuta e si è sposato. Ma anche in questo caso il macaone, che è stato dato a una farfalla, preso a prestito dalla mitologia greca. Non vi racconto chi era Macaone per non annoiarvi, però anche in questo caso siamo nella mitologia greca. Vi racconto di questa farfalla però perché mi aiuta a dire una cosa molto interessante sulle farfalle. I bruchi delle farfalle mangiano la casa dove abitano. Cosa succede? Le farfalle vanno a deporre le loro uova su una pianta, che è una pianta di cui i loro bruchi, le loro larve, quindi i loro piccoli, quelli che nasceranno dalle loro uova, si nutrono. Nel caso dei macaoni, i macaoni si nutrono di alcune piante particolari, piante che appartengono alla famiglia delle ombrellifere. Per esempio sono piuttosto ghiotte di piante di finocchio selvatico o di aneto, piante molto comuni anche dalle nostre parti. Questi bruchi si mangiano appunto quella pianta. Ed è curioso perché si mangiano la loro casa, finché non si trasformano in crisalide. E poi diventeranno delle meravigliose farfalle, questa è una delle più belle farfalle che abbiamo dalle nostre parti, vivono e crescono in una sola pianta, non se ne vanno in giro a cercare da mangiare, si mangiano la loro casa. Tra l'altro questo è un motivo per cui possiamo anche allevarli senza far loro del male, senza costringerli a vivere in cattività in modo diverso da come vivono in natura. Se noi troviamo un ovettino piccolo, piccolo, con un millimetro di diametro, arancione, di un bel arancione vivace, attaccato a una fogliolina di finocchio selvatico. Se prendiamo il finocchio selvatico e lo mettiamo in un vaso a collo stretto, perché poi il bruco, se non ci cade dentro nell'acqua, ci potrebbe annegare, e ce lo portiamo dentro casa, in un posto dove lo alleviamo e man mano sostituiamo il finocchio selvatico per mettergliene sempre qualche rametto più fresco, il nostro bruchino crescerà, quello che nascerà dall'ovetto, diventerà sempre più grande, cambierà anche colore. Non vi ho messo, per non annoiarvi, tutte le foto dei vari colori del bruco di macaone, ma se li troverete su internet o su un libro, guardate che sono anche molto belle, molto colorate. A un certo punto arriva persino ad essere un bruco che se lo tocchiamo col dito tira fuori un cornetto arancione e un po' di cattivo odore, perché ha paura che noi gli vogliamo fare del male. Ovviamente non lo dobbiamo fare mai. E allora vi ho voluto mostrare questa foto proprio per raccontarvi intanto di questa possibilità, perché è estremamente emozionante vedere quando il bruco diventa crisalide e poi quando diventa una farfalla e lo possiamo liberare proprio dove abbiamo trovato l'uovo, così non intaccheremo per niente gli equilibri naturali, lo rimetteremo nel posto dove sarebbe nato anche in natura. Andiamo avanti ancora. Che c'entrano le mele? C'entrano una sola foto, ma permettetemelo per dirvi che la biodiversità non è soltanto quella naturale. Abbiamo nel Lazio, in Italia, anche la biodiversità agricola, che è importantissima. Quella che vedete non sono quelle che vedete delle mele che troviamo al supermercato. Non è nella Deliziosa, né la Renetta, né la Golden, né la Pink Lady che mi pare arriva dall'Australia, o la Fuji che arriva dal Giappone. Non so come si chiamano queste mele.
le ho fotografate in una fattoria che sta tra Subiaco e Montelivata ed è una varietà di mele evidentemente locale, coltivata tradizionalmente. In Italia di varietà di mele, così come di tantissime altre cose che mangiamo, ne abbiamo tantissime, ma purtroppo non le conosciamo. Siamo abituati soltanto a nutrirci di quelle poche varietà che troviamo nei mercati e nei supermercati. Ma è splendido pensare che abbiamo anche questa diversità. Noi cerchiamo nella Regione Lazio di tutelarla, c'è un'agenzia, l'Arsial, che si occupa anche di fare un elenco di tutte queste varietà tradizionali di frutta, di verdura, insomma di prodotti agricoli che si mangiano e anche di prodotti trasformati, quindi di dolci, di biscotti e così via. Ma anche noi dei parchi facciamo la nostra parte, perché alcune di queste produzioni possono avere un marchio bellissimo che si chiama Natura in Campo. Vi invito a cercarlo sul nostro sito e a vedere di che si tratta. Andiamo avanti. Una ranocchia. Non mi piaceva chiudere questa chiacchierata, questa passeggiata senza mettere almeno un anfibio, perché sennò, insomma, sono animali di cui ci dimentichiamo spesso, quindi almeno uno facciamolo vedere, via. E questo? Che cos'è questo? Innanzitutto, diciamoci subito, non è un granchio. Non è un ragno, non è neanche un granchio, ma quello non l'avreste pensato. Che non è un ragno lo vediamo contando le zampe. Vedete, sono sei, quindi è un insetto. I ragni ne hanno otto di zampe. Questo dove sta innanzitutto? Eravamo posta a Fibreno, dove abbiamo fatto la fotografia del nido di folaga. Ma c'è anche in città Roma. Questi animali si chiamano gerridi, sono degli insetti. Stanno sull'acqua, ma sull'acqua per davvero. Si appoggiano sull'acqua e non affondano. Anche l'acqua, le molecole dell'acqua tra loro hanno delle attrazioni, tipo quelle del piede del geco con i muri e i tetti dove cammina, o le rocce in natura, o le cortecce dove camminano i gechi. Si chiamano appunto forze di Van der Waals. E l'acqua, grazie a queste forze, ha quella che chiamiamo la tensione superficiale, cioè l'acqua, una piccola resistenza, la fa se proviamo a premerci sopra. Siccome il gerride è molto leggero, questa piccola resistenza che fa l'acqua è sufficiente per starci sopra, ma non solo per starci. I gerridi si chiamano anche volgarmente insetti pattinatori, che quando si spostano sull'acqua sembra che pattino sul ghiaccio, scivolano sull'acqua. Guardateli se qualche volta li trovate anche in un fontanile, in qualche pozza d'acqua, li possiamo scoprire con molta facilità. Un po' di attenzione e li potrete vedere. Ah, qui siamo a una rosa selvatica, forse una rosa cammina. Siamo tornati, qui siamo forse nel parco dei Monti Lucretili, quindi in un altro contesto. Perché dopo il gerride e dopo la ranocchia torniamo a vedere un po' di colore. E questa credo sia l'ultima delle foto che volevo mostrarvi, che vi ho preparato. Sono due coleotteri, credo che il nome del genere Zonitis immaculata. Immaculata vuol dire senza macchie, ma in questo caso nessun riferimento religioso, è un animale che ha un colore unico senza macchie. Qui siamo tornati sui Monti Simbruini. Perché una foto, l'ultima foto, una foto di accoppiamento di due? Perché dall'accoppiamento nasce nuova vita poi. E siccome in questo periodo abbiamo molto bisogno di ottimismo, di pensare a un momento di rinascita collettiva, volevo chiudere appunto con una foto di accoppiamento. E io ringrazio tutti per avermi ascoltato con pazienza. Spero, siccome so che ci sono spesso anche dei biologi e degli zoologi, dei botanici a sentirci, spero che di non aver fatto troppi errori. Io non sono uno specialista, a me piace chiacchierare, piace passeggiare nella natura, come vi ho detto all'inizio, volevo regalarvi emozioni, volevo regalarvi sensazioni, ma spero anche di avervi tolto qualche curiosità.